Il vice sindaco di Roma, Luca Bergamo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, da Roma fino a Bangkok, perché cercando te, perché la nuova sovrintendenza del Colosseo si cerca un manager per gestirla con un bando internazionale che potrebbe quindi far arrivare anche un manager straniero. Questa è una delle notizie di cui vogliamo parlare con lei. Bergamo, intanto grazie di essere qua con noi di sabato mattina. Grazie, uno dei pochi, dobbiamo dirlo però, esponenti della giunta Raggi sopravvissuti sin qua. Ah, pensavo che si sveglia presto, pensavo uno dei pochi che si sveglia presto. No, ci svegliamo presto e andiamo a dormire piuttosto tutti quanti. Giusto, giusto. Insomma, però ne sono caduti tanti, lei è rimasto in piedi. Insomma, sono caduti tanti, sono caduti alcuni. In realtà il nucleo è quasi lo stesso. Vabbè, era una battuta ovviamente, però sì, visti i recenti trascorsi ci stava, io credo. Ma vabbè, certo. Senta, però, giusto per finire l'argomento, adesso la giunta, no? Assessori, più anche dirigenti di prima fascia, eccetera, è completa o manca ancora qualche tassello? La giunta è completa, si può sempre migliorare. Adesso stiamo lavorando bene così, più avanti vedremo. Le cose da fare sono una tale quantità, penso che abbiamo bisogno di dare sviluppo all'interno del comune anche un po' alla volta. Ventre a terra e lavorare. Sì, esattamente. Senta, però insomma, qualche inciampo c'è stato. Chiudo proprio l'argomento, così poi parliamo degli argomenti che ci stanno di più a cuore. Le do tre possibili risposte. Inesperienza, errori o ostilità dei poteri forti, le lobby, gli intrighi che sappiamo a Roma ci sono, non è una battuta questa. Tutte e tre. Non sono in alternativa una all'altra. Ci sono stati errori, ci sono stati errori, direi, fatti in parte, dovuti in parte all'esperienza, e ci sono ovviamente interessi ostili. Insomma, non è che le cose si escludono l'una all'altra. Va bene. Senta, noi come sempre cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno delle varie storie, quindi ci sono due o tre situazioni che ci sembrano positive per Roma, vorremmo parlarne. La prima di arrivare al Colosseo, che sarà la seconda, è questa, la pedonalizzazione dei fori imperiali. Ci è sembrato bello, noi ne abbiamo parlato tanto anche quando era con Marino, insomma, che per una volta una nuova giunta conferma una cosa nata in una giunta precedente, è successo a Milano per il centro storico chiuso alle auto. Succede adesso a Roma sullo stesso tema, quindi pedonalizzazione dei fori imperiali. Andate avanti? Sì, mi sembra confermata questa cosa. Sicuramente andiamo avanti. Il disegno sull'area centrale della città è collegato al dibattito da Franceschini e me sul parco archeologico. Pedonalizzare i fori è stato un atto coraggioso da parte di Marino e secondo me lungimirante. L'ha pagato poi, tutto, peraltro, qualcuno non dice. Non credo che abbia pagato quello, onestamente, ma segna un futuro per il centro della città ed è fondamentale che venga confermato. Ci sono stato di recente un interessantissimo concorso di idee promosso dagli ordini degli architetti che rifletteva su quali possibili soluzioni urbanistiche di mobilità dare all'area centrale di Roma e tutti, senza esclusione alcuna, vedevano quella zona lì come una zona pedonale su cui ovviamente si possono organizzare trasporti su ferro leggeri che la tagliano in parte, ma insomma è libera. È un grande parco, ma è un parco che si estende dal Circo Massimo al Celio fino al Colle del Campidoglio. Lei potrebbe dire oggi che è un successo, è un successo questo della pedonalizzazione dei fori imperiali. C'erano state anche un po' di critiche in passato. Siccome non sono più giovanissimo, mi ricordo le feroci critiche che furono fatte quando venne pedonalizzata via del Corso. Adesso se qualcuno si provasse a riaprirla, sarebbe una follia. La stessa cosa, quindi non si torna indietro perché è un successo. Sì, non solo un successo, anche perché noi siamo un paese un po' strano in cui
le innovazioni, quelle vere, sono viste sempre con, no, con molto sospetto, però poi quando le acquisiamo ne diventiamo grandi. Guai a chi ce le tocca, guai a chi ce le tocca. C'è qualcuna delle critiche che erano state fatte dai tassisti piuttosto che da alcuni commercianti, qualcosa di cui fare tesoro per migliorare quell'esperienza o no? Stiamo parlando dei del corso dei fori. Dei fori imperiali, sempre dei fori. Ma mi pare che, diciamo, sul sistema di circolazione, no, parte delle critiche sono state ricevute, accolte, si lavora sempre a migliorare la mobilità. Direi, senza, no, paura di essere troppo smentito, che la paura, lo spavento è passato. Si è passato, e non solo, perché il presunto blocco di tutta la circolazione della città non si è realizzato con la chiusura dei fori imperiali. Ora, non è che la mobilità a Roma sia facile, ma insomma... Non credo, no, nessuno lo pensa. Non è stata la chiusura dei fori imperiali, non ha prodotto il peggioramento, no, che gli oppositori paventavano, anzi... Quindi i romani si sono adeguati, insomma, è diventato un abito comune questo. Direi che è un abito comune, basta frequentarlo, spesso vissuto pieno non solo di turisti, ma di famiglie, di coppie, di persone che vanno a spasso. È uno dei posti più belli del mondo, se no, abbandonato alle macchine uno non lo vive semplicemente nelle zone industrializzate. Certo, noi siamo grandi fautori di pedonalizzazioni, spazio ai pedoni, alle biciclette, ai turisti, a tutti, anche agli abitanti, naturalmente con tanti mezzi pubblici, possibilmente per arrivarci, per non escludere nessuno che non ha il privilegio di vivere lì. Facciamo una piccola pausa per il traffico, poi torniamo e parliamo della grande questione del Colosseo a Roma. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua di nuovo, ben ritrovati e buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. E cari ascoltatori, all'800 24 00 24 vi aspettiamo, se siete di Roma, anche per commentare quello che state sentendo, perché stiamo intervistando il vice sindaco Luca Bergamo e siamo arrivati, anche assessore tra l'altro alla crescita culturale della città, alla questione del Colosseo, perché il ministro Franceschini, con decreto di appena firmato, ha decretato la nascita di una sovrintendenza separata, con dentro anche il Palatino, la Domus Aurea e qualcos'altro, però sostanzialmente il Colosseo, per ottimizzare, insomma, la gestione di quello che resta il sito archeologico più visitato d'Italia. Lei ha detto è una scelta infelice, perché si rischia il bigliettificio, perché si rischia di dimenticare tutto il resto di Roma, eccetera. Ci spiega meglio queste perplessità? Perché io potrei dire, non valorizzare il Colosseo non vuol dire necessariamente svalorizzare tutto il resto. No, non vuol dire, infatti, diciamo, la mia ipotesi era che la gestione museale del Colosseo, di singoli siti che sono all'interno dell'area, fosse inclusa all'interno di un unico organismo che ha il compito di fare la tutela e la valorizzazione strategica di tutto il patrimonio romano. Qual è il problema, secondo me? Il problema è che nel momento in cui uno affida a una gestione il compito di, appunto, di far funzionare la parte, diciamo, la good company, e poi a un altro organismo il compito di far funzionare la bad company, normalmente chi gestisce la good company non ha particolari motivazioni per occuparsi di far funzionare la bad company. Tradotto, chi gestisce il Colosseo e i fori non è particolarmente incentivato a immaginare che quello che lui offre come servizi, non solo i beni, no, ma tutto ciò che c'è intorno, abbia un effetto di attrarre o migliorare tutto ciò che c'è intorno. Okay? Questo accade normalmente quando ci sta un'unica testa che dice: guardate, sì, noi utilizziamo questo grande attrattore in modo tale da creare per esempio un'offerta integrata che dal Colosseo muove verso l'Appia, il Parco dell'Appia, o verso Caffarella, piuttosto che Roma. La forza di Roma, che nessuno ha mai veramente considerato, è quella di essere un patrimonio incredibile che è ovunque. Allora, una politica di valorizzazione del patrimonio di Roma, che non è solo per il turismo, è per lo sviluppo della città e del paese, richiede un intervento sull'intera città.
quando uno spezzetta, intendiamoci, non è che prima non fosse spezzettato, ok? Ma visto che uno fa la riforma, fa vorrebbe migliorare, giustamente. Sì. Però, ma le posso chiedere, una cosa? Mi scusi, perché in realtà lei, in risposta a Franceschini, ha scritto un lungo e preciso e anche bel post su Facebook, sì, dove in realtà spiega bene questa questione della Good Company. Io, forse sbagliando da stupido, mentre leggevo, mi sono chiesto questo. Siccome, appunto, lei dice affidare a un gestore la Good Company, a un altro gestore il resto, potrebbe essere pericoloso. Io invece la cosa che mi chiedevo è: non è sano questo, nel senso che se uno ha entrambe le cose, una delle due gli va bene e si disinteressa dell'altra. Se invece un gestore ha solamente, diciamo, come dice lei, la parte più problematica, quella più difficile, quella dove è più difficile tirare su anche dei soldi, non se ne occupa in maniera migliore, o forse sbaglio io? Cioè, la creatura debole. No, le creature deboli, quando si indeboliscono, non rischiano di morire. Non è, no, non, e al contrario, adesso abbiamo usato il termine good company, bad company, però uno deve anche pensare un po' agli oggetti di cui stiamo parlando, no? Certo. Noi stiamo parlando di aree intere della città, sì. Il Colosseo è, diciamo, non si chiama testa, si chiama corpo di una cometa, però storicamente collega, cioè fa parte della storia di Roma. Roma non andava nord-sud, andava est-ovest, a Colosseo punta l'Appia. Il fatto di, come dire, di chiudere, di separare, lei dice, lì, no? Ma la creatura debole potrebbe morire, ha detto scherzando, ma la creatura debole oggi è già morta, non è che storicamente a Roma sia stato fatto molto per valorizzare il patrimonio storico, archeologico che è fuori del centro, e invece ce n'è bisogno. Il punto è che nel momento in cui uno fa una riforma... Si poteva fare meglio, lei dice si deve fare meglio, perché se... Ma secondo lei Franceschini è disponibile all'ascolto? Noi ci siamo parlati, lui ovviamente ha... Io poi l'ho anche scritto, ci siamo parlati, abbiamo delle opinioni diverse, no? Cioè, rispetto delle opinioni, fa un dibattito che non è un dibattito di polemica politica, è un dibattito di merito, e nel merito una delle differenze di fondo del dibattito, che di nuovo si manifesta nel momento in cui si decide di mettere una bigliettazione sul Pantheon, è la funzione che viene assegnata in Italia, e io lo dico in modo particolare a Roma, perché stiamo parlando di un patrimonio culturale che è interamente integrato nella vita ordinaria, di il patrimonio come uno strumento di attrattore del turismo, cioè una musealizzazione degli spazi per consumare quegli spazi o quelle offerte lì. Quindi perché non è questo, per anni abbiamo detto che con un terzo dei musei che abbiamo noi, dei monumenti che abbiamo noi, altri paesi riuscivano a incassare molto di più, dicendolo come un limite, come un problema italiano. Non era vero? No, è verissimo in parte, ma in Inghilterra il British Museum è gratuito. No? Allora, il punto è capire se la ricchezza che si produce grazie alla presenza della storia, delle tracce della storia, che da noi sono incredibili, meravigliose, certo, si produce semplicemente vendendo l'accesso oppure strumenti, in un altro modo, che, come dire, si è ampiamente dimostrato accade. Mi sembra di capire che però prima bisogna occuparsi dell'altro pezzo, nel senso che è verissimo che a Londra non si paga il biglietto, però ci sono tutte le infrastrutture per cui loro incassano in un altro modo. Ma se uno inizia a non far pagare il biglietto ma non ha le infrastrutture, non è un po' pericoloso? Io non dico che non si paga il biglietto, nel ragionamento che faccio sul parco archeologico dico: il parco archeologico come concepito oggi, no? è come forse potrebbe non essere concepito domani, anche nella riforma Franceschini, parliamone, funziona così: c'è un grande recinto, no? Che chiude una grandissima area, all'interno di cui ci sono il Colosseo, i Fori, il Palatino, e poi c'è un pezzo del Comune di Roma separato che non si capisce perché c'è un cancello tra i due, o si capisce ma non ha senso. Per cui, diciamo, per entrare all'interno del parco bisogna pagare un biglietto. Sì. Allora, questo significa che in realtà io non ho la possibilità di passeggiare appunto dei Fori, su via dei Fori Imperiali, sì, se non facendo un altro biglietto. L'attrattore turistico tutta questa grande area non sono i Fori in quanto tali, sono il Colosseo, il Colle del Palatino, la Domus Aurea, forse un po' i mercati Traiano e via scorrendo. Allora uno può, se vogliamo, lontano il Pantheon, ma su me sul Pantheon ho un'opinione diversa.
In quell'area lì uno può immaginare che ci siano degli ingressi a bigliettazione per i singoli punti, ma non per tutta l'area, perché tutta l'area è un parco della città in cui le persone devono vivere. Quindi bisogna arrivare quantomeno, mi sembra di capire, lei dice quantomeno queste due sovrintendenze dovranno dialogare tra di loro e trovare il modo di fare... Ma l'abbiamo già fatto per la prima volta, da quando con questa giunta qui si è insediata, è stata fatta un'apertura integrale dei fori per tutti i cittadini. Quindi lei dice anche con la nuova sovrintendenza comunque del Colosseo comunque dovrà dialogare con l'altra e fare in modo che ci sia un percorso unico, un biglietto, qualche cosa del genere, insomma. Questo mi sembra la sua proposta. Lo faremo di sicuro, a meno che di non trovarci di fronte a un muro. A chi tocca l'iniziativa qua, alle due sovrintendenze di parlarsi, al ministro, a lei? Il rapporto adesso è stato sia tra me e il ministro che tra me e le nostre sovrintendenze e quelle di Stato. Ma io non ho dubbi che questa cosa si possa fare, però quello che dico io è un po' di più, è investire sullo sviluppo del futuro, cioè un modello. A proposito di investire, mi scusi se vado prego. Un po' di fretta perché abbiamo ancora un paio di domande. Sono appassionato al tema. Certo, il tema naturalmente è importante, però usciamo un po' anche dall'alveo più tecnico, perché Franceschini dice il 30% degli incassi della nuova sovrintendenza del Colosseo vanno al resto dei siti archeologici della città. Questo è una proposta soddisfacente o no? Allora, la situazione oggi è che l'80% degli incassi di quell'area, cioè adesso senza entrare nella tecnica, ma dell'area Colosseo fuori, che è un po' più larga di quella che lui sta costruendo, resta in quell'area. Ok? Che cosa fa il decreto Franceschini? Il decreto Franceschini dice: benissimo, io costruisco due aree diverse, a corpo delle altre le faccio diventare la sovrintendenza speciale di Roma e poi costruisco un parco archeologico di Roma che gestisce Colosseo, Palatino, Domus Aurea. Della gestione al netto, bisogna capire che vuol dire al netto, no, della gestione dalla gestione di Domus Aurea, Colosseo, eccetera, eccetera, il 30% io poi lo trasferisco automaticamente all'altro. Allora, perfetto. Benissimo. Siccome prima era l'80% che restava nella gestione di Roma, non di tutto, di una parte più piccola. Insomma, sono meno soldi adesso. Sono meno soldi sul patrimonio di Roma. Questo forse può fare dei passi avanti. Lei dice si può arrivare a qualcosa di più. Lei ha proposto il 50. Sì, però stiamo parlando di un negoziato basso. Vabbè, sì. Comunque io una cosa la voglio dire. È un mercato, poi c'è una trattativa, insomma, troverete una soluzione. Il ragionamento non è solo sui soldi. Il ragionamento dal ragionamento che faccio io deriva un'altra cosa. Il paese, cioè il governo del paese, decide di investire sul serio sulla sua capitale perché la capitale è un'unicità nel mondo oppure no? Si entra in un altro capitolo che è quello già lo Stato italiano, cioè noi contribuenti stiamo, ahimè, non è colpa sua, in realtà ci investe debito della città, quindi è un tema più grande. Questo non è vero, la città, Roma non è mai stata, è storia italiana, ok? Roma non è mai stata considerata dal punto di vista delle scelte dei governi che si sono succeduti, qualunque fosse, capitale alla stessa stregua di come è stata considerata capitale Parigi, Londra, Berlino piuttosto Amsterdam. Perché c'è anche Milano in Italia, veniamo dall'Italia dei comuni e quindi c'è un'ottica un po' diversa. Però se io mi posso permettere, c'è una unicità, non dello Stato unitario, della storia che è Roma. Non è un'unicità per Roma, è per il paese. Questo mi sembra una riflessione importante, ci porta un po' più lontano. Insomma, la mettiamo lì. Sicuramente qualche ascoltatore apprezzerà anche questo suo riferimento più generale. Un'ultima cosa che le voglio chiedere, non è di sua competenza, però come vice sindaco glielo voglio chiedere, riguarda il tema dell'ambiente e dei rifiuti, perché il neo assessore all'ambiente, dopo qualche tribolazione, insomma, ha annunciato una svolta importante, il passaggio almeno in alcune zone della città al porta a porta, quindi via i cassonetti dei rifiuti, una bella rivoluzione per un cambio di passo quantomeno molto significativo. Che dice? Dico che sono molto, come cittadino molto contento, come
diciamo, assessore della cultura altrettanto contento, perché comporta cioè, trasformazioni nel senso di responsabilità che ciascun cittadino ha rispetto, no, allo spazio pubblico. È cultura anche quella. Assolutamente, il vice sindaco ovviamente contento perché è una trasformazione di cui la città ha bisogno. Veramente l'assessore Montanari, che è molto brava, sta anche lavorando per capire come nelle zone che vengono, nelle antiche zone, diciamo, di abusivismo che sono state sanate, no, negli anni 80, 90, eccetera, che sono fuori dal centro, si possono creare isole ecologiche, perché in quelle zone lì ci sono spazi che consentono la creazione di isole ecologiche, quindi di nuovo, no, modalità di gestione di per integrare il modello del porta a porta. Senta, secondo lei però i romani sono pronti per il porta a porta? Diciamo, non erano pronti a metterci il casco in testa quando non ce l'hanno obbligato con i motorini, poi un po' la volta ce lo siamo, ma no. Bisogna farsi trovare pronti, non c'è alternativa. Uno, no, è necessario, e poi è necessario consumare, produrre meno rifiuti, questa è un'altra parte del corno del problema. Dopodiché, certo, altro tema su cui, grazie al nostro grande amico Rossano Ercolini, che salutiamo, è il nostro ministro per l'ambiente in pectore, sempre e comunque, siamo convintissimi di quello che lei sta dicendo. Quindi facciamo un grande in bocca al lupo a Roma e per tutti i vari progetti. Grazie, assessore, nonché vice sindaco di Roma, Luca Bergamo, grazie per essere stato con noi. Dobbiamo...